Buongiorno amici, siamo appena arrivati in hotel, siamo a Creta e siamo al Crete Hotel che ci ospiterà per questi 10 giorni. È stato un viaggio abbastanza lungo perché siamo partiti da Roma, il volo da Roma a Creta è di 2 ore, però diciamo che poi dopo per arrivare dall'aeroporto a Agna, dove siamo noi, quindi da Eraclio a Agna, ci abbiamo messo praticamente quasi altre 2 ore, perché non sono tanti chilometri, ma la strada qui, come in tutte le strade della Grecia, costeggia di fatto la montagna, quindi tantissimi limiti di velocità e strade non bellissime, quindi siamo andati un pochino piano e ci abbiamo messo un pochino. Comunque, questa è la nostra stanza, che come vedete è molto piccola, però è sempre graziosa, cioè sembra quasi di stare, non so, in una crociera, in una nave. E poi qui noi abbiamo la vista della camera, è questa, però usciamo, abbiamo il mare lì, quindi bene, ottimo, abbiamo il mare lì e le rovine in acqua, vale. Niente, allora ragazzi, qui fa veramente tanto caldo, quindi noi adesso ci cambiamo e ce ne andiamo a spiaggia. Allora ragazzi, come avete visto, abbiamo iniziato dalla spiaggia di Falasarna, che è una delle spiagge che si trova più a occidente di Creta, e questo perché anziché fare i classici daily vlog sull'intero viaggio, ho deciso di dividere questa serie in 3 grandi blocchi in base a quante regioni ci sono qua a Creta. Quindi ci saranno video dedicati ad Agna, a Eridimno, Iraklio e infine anche a Lassiti, in teoria, ma essendo nella parte opposta completamente dell'isola. Voi calcolate che per arrivare da costa occidentale a costa orientale con la macchina ci mettete quasi 4 ore e mezza, quindi sicuramente l'ultima parte non ce la faremo, ci dedicheremo su queste 3 centrali. Quindi oggi, come ho detto, siamo partiti da questa spiaggia, che è una delle spiagge più lunghe che ci sono qua a Creta, infatti è lunga quasi 1 chilometro ed è larga 150 metri. Una cosa su cui dovete stare molto attenti, infatti non so se si sentirà benissimo questo video, è il vento, perché soprattutto nella parte occidentale il vento a Creta tira molto forte. Quindi io vi consiglio di utilizzare le applicazioni per controllare e monitorare, perché oggi è anche una giornata abbastanza calma con il vento, oppure in alternativa fermate qualcuno del posto e chiedete gli informazioni. Detto questo, io mi sarei andato a fare un altro bagnetto perché sono andato al bar e lì a prendere qualcosina da mangiare, però fa caldo, quindi sì, un altro tuffo, via! Allora ragazzi, seconda spiaggia che visitiamo è quella della Fonissi, la famosa spiaggia rosa. È una spiaggia che si trova sempre nella costa occidentale, ma questa volta ci spostiamo un pochino più a sud, e voi calcolate che da Agna ci abbiamo messo 1 ora e mezza, ma non tanto perché la strada è tanta, ma proprio perché comunque, come tutta la Grecia, qui le strade sono molto strette, tagliano la montagna, quindi sono abbastanza pericolose e quindi non si può andare più di tanto a livello di velocità. Niente, noi siamo arrivati molto presto, siamo arrivati alle 8, ci siamo divertiti un po' con il drone, abbiamo fatto un po' di foto, adesso però ve la faccio vedere per bene. Una cosa che vi dico è che qui le caretta caretta lasciano le uova, quindi c'è possibilità di poterne trovare qualcuna, e in più in passato è stata anche avvistata una foca monaca, quindi diciamo che a livello di animali la spiaggia può regalare grandi emozioni. E inoltre in fondo c'è tutta quanta la parte dell'isola che è una riserva naturale protetta, quindi adesso vi faccio vedere bene tutta la zona. We'll be right back.
E allora ragazzi, non potevamo che non venire in questo paradiso terrestre. Infatti siamo appena arrivati alla spiaggia di Balos, come vedete è formata veramente da due piscinette, una delle quali ci sto camminando io, e in fondo c'è il mare. È un'acqua stupenda, meravigliosa, è veramente trasparente, è cristallina. Tutto intorno a noi c'è la montagna e la piscina si estende fino a là. Poi sia questa che quella che vedete lì in fondo sono due piscinette che sono alte senza caviglia, e quindi volendoci si possono fare tantissime camminate. Chiaramente la domanda è come arrivare su questa spiaggia, e ci sono due modi principali. Il primo modo è quello di prendere la macchina. Calcolate che per la macchina dovete stare molto attenti, perché la strada è molto dissestata, perché praticamente costeggiamo la montagna, e quindi vi consiglio di andare veramente molto piano. Noi ci abbiamo messo quasi 40 minuti per fare 8 km, non sto scherzando. Oppure in alternativa, da chissà, mosse partono una serie di traghetti, che sono quei traghetti con migliaia di persone sopra, che vengono qui, vi fanno sbarcare e vi fanno stare fino alle 3, mi sembra, quindi dalle 10 alle 3, dopodiché vi prendono e vi riportano. Quindi diciamo che questi sono i due modi principali per poter arrivare su questa spiaggia. Noi siamo arrivati anche oggi molto presto, perché volevamo goderci la tranquillità e la serenità, perché poi anche questa è una spiaggia come la Fonissi, che si va a riempire facilmente. E adesso noi ci godiamo questo paradiso terrestre. E ovviamente, cosa che non può mancare? Un bel giretto al vecchio porto veneziano. Soprattutto all'ora del tramonto. Ragazzi, allora, termina qui questo video dove vi ho fatto vedere un pochino quello che si può fare qui a Ania. Spero che vi sia piaciuto, se così fosse vi invito a lasciare un commento, a lasciare un like e a condividere. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!